Saranno solo due le squadre molisane del futsal in campo nell'ultimo sabato del mese di novembre. In casa, per il girone C della Serie A2, giocherà il CLN Cus Molise. Per il quintetto di Marco Sanginario, l'obiettivo è quello di dimenticare in fretta il KO patito sabato scorso a Rutigliano. Di fronte, i biancorossi avranno la formazione calabrese del Cadaforio, coi reggini che sono noni in classifica a quota 12 punti, 4 lunghezze in meno degli universitari. Squadra in campo alle ore 16. Contemporaneamente a Montesilvano, contro una Real Demfa Lanino di coda a quota 3, sarà di scena, nel girone G della Serie B, lo Sporting Venafro, che vuole rinsaldare il proprio piazzamento playoff. Il momento è particolarmente felice, tre successi consecutivi dopo i quattro pari in fila di inizio stagione, in casa del team affidato alle cure tecniche di Massimiliano Matticoli. Come del resto, conferma anche il presidente Gianluca Primavera, ascoltato da Valentina Ciarlante al termine del match vinto sabato scorso contro il Torremaggiore. Ora siamo terzi in classifica a pari merito col Canosa e il lavoro e il sacrificio ci sta dando ragione anche lì a livello sportivo. Sicuramente toccheremo la rosa, ma non per un discorso di demerito nei confronti di chi in questo momento non sta facendo quello che deve, anzi ci stanno dando ottimi risultati, e solo che, come abbiamo detto prima, una volta che uno fa qualcosa va curato, e se siamo in alta classifica, visto che gli altri, che sono anche loro nelle zone alte della classifica, iniziano a muoversi sul mercato, è giusto che anche noi iniziamo a valutare qualche situazione, qualche operazione. Poi non è detto che la faremo, però sono molto convinto che riusciremo almeno a portare un nuovo innesto in squadra.